perché ho una confidenza. Buonasera, buonasera a tutti. Ancora un'altra puntata. Questa volta la vogliamo fare anche per festeggiare il ritorno in palestra che questa settimana vi ha riportato tutte le squadre in palestra. Lo facciamo con un grande campione di basket e l'ennesimo nostro ospite protagonista dell'argento olimpico di Atene. Benvenuto Matteo Soragna in Socialosa. Ciao a tutti, grazie. Il campione è Paolo, ovviamente. Paolo, vuoi dare il benvenuto?
No, come sempre, ancora una volta, un amico che ci dà la disponibilità a fare due chiacchiere con noi, che accettiamo con entusiasmo nella famiglia Socialosa. Teo, non lo dobbiamo presentare, ormai è in casa di tanti amici e appassionati dell'NBA, è diventato un commentatore di una grandissima competenza e di questo onestamente ancora una volta dimostra quanto il lavoro paghi. E sulle sue capacità di adattarsi e trovare sempre il meglio attraverso quello che è capace di fare, nel senso mettersi giù con la testa e diventare comunque uno dei più bravi. Lo ha fatto come giocatore di pallacanestro e a fine carriera lo è diventato oggi, credo, ma non lo dico io che posso essere l'ultimo arrivato, secondo me è uno dei più bravi nei commentatori di pallacanestro oggi che abbiamo in Italia. Poi Grazie. chiaramente la cena me la devi offrire subito, cioè dopo questa cosa qua che ho fatto. L'hai recitata bene, però sei stato, Però l'hai sono recitata stato bene. Però è stato credibile. sono convinto. Però sono convinto. L'ho detto in maniera convinta, quindi dovrebbe essere arrivato a chi ascoltava, dai. Allora, io vorrei restare un attimo nel clima olimpico con l'ausilio di due foto. Vorrei un attimo solo condividere il mio schermo. È presidente un virtuoso ormai della tecnologia, devi sapere. Eccoci qua. Allora, questa è la prima che ci porta ad Atene. E qui Matteo, che cura Ginobili, non gli hai fatto vedere la biglia quella sera? Ma in realtà è impossibile perché Ginobili devi cercare solo di limitare quello che fare, perché fermarlo come tutti i grandissimi è complicato ed è quasi impossibile. Lui ha fatto una partita, ovviamente ha fatto i canestri che contavano. Io in alcune situazioni credo di aver difeso veramente molto molto bene, ma lui semplicemente era più bravo di me, e quindi alcuni canestri sono stati proprio pazzeschi. E nel momento in cui li segnava, io mi rendevo conto di aver difeso bene e nella testa mi dicevo: oh, cioè, questo qua è un fenomeno. Però giocare contro i fenomeni è l'ambizione che ognuno dovrebbe avere, perché è quello che ti misura, cioè che ti fa capire il livello È a cui io. stimolante, assolutamente. Sì, perché alcuni giocatori possono arrivare a un certo livello e giocarci contro è il massimo. Questo possiamo dire che è uno dei top player contro il quale hai giocato? Beh, guarda, di solito quando faccio questi incontri con i ragazzi, che è una cosa che adoro fare in questo periodo soprattutto, una delle domande più frequenti è qual è il giocatore contro cui hai giocato che ritieni il più forte, e la mia risposta è solitamente Ginobili, perché a parte che era un fenomeno, a parte che quando io ero a Barcellona Pozzo di Gotto in Serie B, lui era in A2 a Reggio Calabria, quindi facevamo gli scrimmage in settimana e già al tempo io avevo un'ammirazione per lui e lui giocava in A2. Poi ci siamo incontrati in Serie A, in Nazionale, e è uno dei pochissimi che può dire di aver vinto tutto quello che era vincibile nel mondo, perché ha vinto un campionato in Europa, ha vinto l'Eurolega, ha vinto le Olimpiadi e ha vinto l'anello NBA. E quindi uno che vince tutto da protagonista non può che essere un fenomeno. Sì, poi no, il fatto che abbia iniziato anche in Italia vuol dire che forse anche la nostra scuola poi non è male. E ci sono gli spazi per poter crescere, per poter lavorare e quindi sicuramente un bel basket. Passo a questo punto alla seconda immagine, che è questa. Non avevo dubbi. Scontato, dici. No, è che, sai, questa foto io la amo e la odio, nel senso che la amo per quello che rappresenta, perché questo è proprio quando è suonata la sirena contro la Lituania. Con la Esatto, Lituania, immaginavo. e proprio la realizzazione, cioè negli occhi l'espressione è proprio la realizzazione di quello che stava succedendo, e la adoro. Perché proprio mi riporta indietro, è l'essenza di un'emozione sportiva quella faccia lì. Però sono talmente brutto che la odio, perché proprio brutto sono, brutto come ho le braccia, però Sì, si è sì, sì. portata questa perché effettivamente Esce
è un simbolo della mia espressione di gioia pura rispetto a un traguardo raggiunto. No, sicuramente è il momento clou e forse il più naturale, che uno poi ti trovi brutto, ti trovi strano con le braccia, ma sicuramente è il più naturale forse di quel momento. Ma questo momento, adesso tolgo la condivisione, ma si può anche paragonare a una vittoria fatta ad esempio con Treviso nel campionato, o una vittoria, cioè che poi non è una vittoria, è una medaglia pesantissima alle Olimpiadi, è qualcosa ancora che va oltre la vittoria in un campionato? Sai, è diverso, la realtà è che è diverso perché sono dinamiche differenti. Con la nazionale fai un percorso molto breve, perché da quando inizi a quando finisci, cioè nella sostanza fai un mese e mezzo di preparazione, inizi le amichevoli, poi la competizione internazionale di per sé, se vai avanti fino in fondo, sono 7-8 partite, tante che ne giochi su queste manifestazioni internazionali. Adesso vabbè che l'europeo è a 24, sono un po' di più, però qua al tempo, con le Olimpiadi e via dicendo, sono di meno le partite. Quindi è un lasso di tempo veramente limitato. Quando giochi nei club, giochi per 7 mesi, 8 mesi, e quindi vai avanti, è un processo continuo, è un percorso lungo, è una maratona, no? Invece una manifestazione internazionale è quasi uno sprint, quindi sono sensazioni completamente diverse. Vero è che giocare con la nazionale vuol dire che stai affrontando i migliori del mondo. Se giochi un Olimpiade, se giochi un Mondiale, se giochi gli Europei, giochi contro i migliori d'Europa, quindi... non è che qualcosa valga di più o di meno, però vero è che vestire la maglia della nazionale, adesso faccio un discorso che mi appartiene poco, però non in tantissimi riescono a giocare con la maglia della nazionale determinate competizioni, e quindi far parte di un gruppo ristretto di professionisti è una soddisfazione enorme. Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche con Marco Nato settimana scorsa, credo che fosse, di questa Olimpiade, e abbiamo detto che forse era anche una, non la squadra più talentuosa degli ultimi anni dell'Italia, ma che ha portato dei risultati incredibili. Guardando le statistiche di quegli anni, ci sono state medaglie pesanti che in altri anni non sono mai arrivate. Sì, non era probabilmente la più talentuosa, anche se c'erano giocatori che avevano già vinto l'Europeo del 99, c'erano giocatori che avevano già vinto campionati italiani e via dicendo. Una grande caratteristica di quella squadra è che sicuramente chi la guardava capiva che avevano identità, e ovviamente chi ci giocava dentro sapeva che avevano identità ben precisa, e la forza è stata quella che era proprio identificabile, cioè sapevi cosa ti aspettavi quando quella squadra entrava in campo. Poi sai, per vincere o per perdere i dettagli sono talmente tanti, e poi può andarti bene una cosa e vinci, te ne va male solo una e non arrivi neanche in zona medaglia, quindi... Ma gli esempi sono veramente tantissimi. Quindi voi considerate che alle Olimpiadi noi nel girone siamo arrivati secondi, che è stato un traguardo importante e che ci ha permesso di incontrare nei quarti Porto Rico, che tra tutte, Porto Rico era una grande squadra, infatti la partita è stata punto a punto, però tra tutti gli accoppiamenti che potevamo avere, probabilmente Porto Rico è stata quella migliore, no? Tra gli accoppiamenti. Ma noi ci siamo arrivati perché? Perché siamo arrivati secondi, perché nella partita contro l'Argentina, nel girone, noi abbiamo vinto di un punto con Carlos Delfino, che ha sbagliato da solo, sotto canestro, da solo, su una rimessa dal fondo, a un secondo dalla fine, un lay-up, ma ricevuto sotto per un errore difensivo, lui ha sbagliato, noi abbiamo vinto di uno, siamo arrivati secondi, noi abbiamo beccato Porto Rico. Quindi già solo un piccolo dettaglio su un errore di un altro giocatore fa sì che tu possa giocarti la partita con qualche possibilità in più di arrivare alle semifinali. Quindi già solo questo fa capire le variabili.
Già abbiamo una prima domanda che mette subito in discussione la foto che io ho trovato perché sostiene che non sia la foto della partita, che sia la foto della partita del girone e non quella della finale, quella con Ginobili, però Quella con ufficiale. Ginobili e del girone dovrebbe essere, sì, quella con Ginobili e del girone dovrebbe essere. Ok. È No, stata io quella di distanza. No, no, beh, quella dell'esultanza, certo, la semifinale con la Lituania e avere già la medaglia certa era già un bellissimo traguardo. Tra l'altro, Alberto Maifredi, che ha fatto questa osservazione, ha già una prima domanda che dice: una volta smesso, hai mai pensato di poter allenare o subito hai capito che saresti diventato un telecronista? Guarda, io quando giocavo ero convintissimo che avrei provato la strada dell'allenatore, convintissimo. Poi, avendo giocato in nazionale un tot di presenze, aver fatto gli europei, bla bla bla, è concesso di fare solo l'ultimo step, no? Perché, adesso per chi non lo sa, per diventare allenatore di Serie A, Eurolega Nazionale, devi fare 3 step. I primi due, se sei stato in nazionale un tot di presenze piuttosto che hai partecipato, puoi fare solo l'ultimo, che sono 15 giorni a Bormio, e poi diventi allenatore se lo passi. Io ho detto, vabbè, insomma, non volevo farlo, non so perché. Poi mia moglie mi ha detto, ma fallo, tanto voglio dire, hai la possibilità di fare solo quel corso lì, no? Intanto hai qualcosa in mano, no? Certo. Come quando fai gli istituti La tecnici, scuola, qualcosa esatto. in mano ce l'hai. Allora l'ho fatto e nel momento in cui ho fatto il corso allenatori, ho realizzato che non volevo diventare allenatore. Mi è piaciuto, mi è servito perché è stato formativo, perché la prima settimana io ho fatto il corso ancora con gli occhi del giocatore e alcune cose le facevo male, no? Avevo dei processi mentali che non erano corretti. Poi nella seconda settimana invece ho realizzato, perché poi più fai e più impari, e ho fatto la seconda settimana proprio con gli occhi dell'allenatore, nell'impostazione, nel dire le cose e via dicendo, però poi lì ho realizzato che non lo volevo fare, perché il contesto storico in cui siamo adesso per la pallacanestro italiana e via dicendo, fare l'allenatore è un massacro. Cioè, un giocatore super professionale, professionista, che arriva un'ora e mezza prima, fa gli esercizi, fa allenamento al massimo, finito l'allenamento sta un'ora a fare ghiaccio, posture, massaggi, vi dicendo, super professionista, quando esce dal palazzetto, gira la chiave, va a casa e fa quello che vuole. Cazzo, l'allenatore non stacca mai, No, l'allenatore pensa. Si sveglia la mattina, pensa all'allenamento, fa l'allenamento, finisce, pensa all'allenamento dopo, però poi deve pensare anche alla partita che è stata giocata e quindi guardare, fare video, pensare alla partita dopo, cioè non stacca mai. E adesso come adesso, in questo contesto storico, sarebbe uno sforzo che per me, ovviamente, non avrei gli stimoli giusti per poterlo fare. non sei stato ispirato da Pozzecco a Capodorlando? No, anche se Gianmarco è il contrario di come era da giocatore, cioè da allenatore Gianmarco è un allenatore metodico, è uno che poi, cioè, struttura gli allenamenti bene, via dicendo, e poi è un allenatore che basa tutto sulla difesa e tutto, cosa che quando giocavo ovviamente era uno schifo, però sai, l'esperienza con Gianmarco è stata una figata e tutto, però io lì avevo già, lì ancora pensavo Poteva che potevo. Che dicevo, cazzo, se lo fa lui, vuoi che non riesca a farlo io. Però poi ripeto, quando ho fatto l'esame, ho detto il corso, scusatemi, ho detto per Non adesso fa non lo per faccio, me. per adesso. Ma lì poi cosa scatta quando finisce la tua carriera da professionista, quindi anche un tipo di vita dove sei spesso in giro, lontano da casa, giri la chiave quando decidi, tra l'altro tu hai staccato molto, molto avanti, la tua carriera è durata tantissimo, per cui... No, tardissimo, non avanti. Hai staccato, diciamo, con la carriera e quindi ti ritrovi poi magari a passare tanto tempo a casa. Ti destabilizza un pochettino? Destabilizza tua moglie, la famiglia o che cosa? Com'è la... No, allora, a parte che adoro stare in famiglia, quindi cioè, più tempo ci passo e più felice sono, ma quando giochi passi tanto tempo a casa, cioè proprio hai tanto tempo per dedicarti alla famiglia, ai figli e alle figlie, vi dicendo. Io guarda,
Ho giocato fino a tardissimo, probabilmente pure troppo, però io ho giocato in Serie A l'ultimo anno a Capodorlando, avevo 39 anni. E poi, siccome avevo la possibilità di iniziare a lavorare a Sky, però mi piaceva ancora allenarmi e giocare, ho fatto gli ultimi 2 anni ancora in Serie B, qui a Piacenza dove vivo. E quindi non ho smesso di giocare a basket e iniziato a fare un'altra cosa. Io per 2 anni facevo due cose, quindi è stata una transizione abbastanza fluida e naturale, molto morbida, che mi ha permesso anche di passare, di avere una transizione non brusca dal giocatore al mondo vero del lavoro. Detto che a me allenarmi mi è sempre piaciuto, non mi è mai pesato e anzi, cioè stare con i ragazzi, andare in trasferta, sono cose che io amavo fare. Poi il mio corpo mi ha detto: Teo, hai rotto le palle, proprio non ce la facevo più perché l'ultimo mio anno ero sempre infortunato. E quello era un messaggio che ho recepito e ho detto: Ok, basta, è arrivato il momento, ma già da mo' doveva sentire. No, ho invece visto. Sì. una domanda. Lui ha parlato del Poz, ce n'è un altro dei suoi compagni che adesso si è messo ad allenare e tra l'altro in questo momento, dopo il periodo del Covid, c'è una bella gatta da pelare. E il Bullo? Beh, abbiamo fatto il corso a Bormio assieme noi quell'anno, perché c'era Dennis, tra l'altro, Bullo, Di Bella e abbiamo Anche fatto il tra corso. l'altro Di Bella anche da poco, visto che nella sua Pavia è tornato a prendere la Serie B. E quindi insomma sono contento per il Bullo perché ha fatto abbastanza rapido, no? Il passaggio da assistente allenatore a capo allenatore in Serie A, che può essere pericoloso sotto alcuni punti di vista, perché insomma bisogna avere anche il tempo per metabolizzare, per strutturarsi. Però Bullo è uno che è sempre stato abituato ad essere un agonista e un lavoratore, quindi non ho dubbi che abbia lavorato forte anche negli anni di quando faceva l'assistente, era assistente a Caia e notoriamente l'assistente di Caia non è bellissimo. Se, torniamo un attimo anche poi a parlare della tua carriera, ho letto che hai iniziato tardissimo, c'è questa storiella che gira, che è stata la maestra che ti ha fatto fare a 11 anni un esercizio in palestra che ti ha cambiato la vita proprio perché diventando poi professionista. Sì, non tardi, nel senso 11 anni sì, è tardi, ma non è tardissimo. Non era stata la maestra, ma era stata, è vero, una lezione di ginnastica a scuola, ma il vecchio reclutamento, un'istruttrice di mini basket di una delle società di Mantova, era venuta a fare una lezione a scuola di pallacanestro, il vecchio reclutamento, e mi è piaciuto, mi ha chiesto se avessi mai voluto provare a giocare a basket, e io ho detto di sì, e da lì poi è partito. E della tua carriera ho visto che hai fatto parecchia gavetta perché sei partito comunque, hai fatto un po' di anni tra la B, la 2, la e poi sei tornato. Poi gli anni con Biella, gli anni con Treviso, quali sono i ricordi più belli di quelle annate? Beh, sono passaggi di grande crescita. Io tutti vorrebbero fare come Gallinari, come Andrea Meneghin, che a 16 anni, 18 anni sono già in Serie A e fanno tutta una vita in Serie A. Io non ero pronto per fare così e quindi mi sono fatto la mia Serie B, e un percorso di crescita costante. Ho avuto la possibilità di giocare in squadre che vincevano il campionato in Serie B, ho vinto il campionato e quindi in A2 ero già nella stessa squadra con lo stesso ruolo dove potevo giocare tanti minuti. Poi ho giocato in una squadra in A2 che abbiamo vinto il campionato e quindi sono rimasto nella stessa squadra in A1 con lo stesso ruolo giocando tanti minuti. E questo dà molta sicurezza perché hai già lo stesso allenatore, hai la società, quindi sai già come muoverti, hai già delle tue certezze. E questo mi ha strutturato molto nel corso della carriera. A Biella sono diventato un giocatore di Serie A, anche se avevo fatto un'esperienza qualche anno prima a Pistoia a 20 anni, allenato da Vujovic, ma era stato proprio un anno, poi sono ritornato in Serie B. A Biella sono diventato un giocatore di Serie A, sono diventato un giocatore della nazionale, e a Treviso sono diventato un giocatore di Eurolega, ho avuto la possibilità di giocare in campionato per vincere qualcosa. Quindi
sono processi e sono legatissimo a tutte le società e le squadre in cui ho giocato, mi hanno lasciato tanto, come del resto tutti gli allenatori. Avere la possibilità di prendere qualcosa ogni volta che vivi qualcosa è un aspetto meraviglioso, ma non del solo del nostro sport, in generale credo che sia importante che sia così. Se torniamo un po' adesso alla tua invece nuova attività come commentatore, l'attività televisiva, io a parte che immagino quanto vi divertiate nel preparare le trasmissioni o anche durante con un gruppo di appassionati di basket come te, immagino che non sia solo lavoro di preparazione della trasmissione, ma ci sia anche tanto divertimento. Sì, poi io il gruppo della redazione di Sky Sport lo conoscevo già da prima, nel senso che venivano a commentare le partite quando giocavo, quindi li conoscevo già da 20 anni, e quindi è stato molto semplice entrare in redazione. Detto che poi sono professionisti fantastici, competenti, di pallacanestro e di televisione, quindi proprio la possibilità di imparare tutti i giorni da loro. Poi col PES, con Ale Mamoli, cioè con Ale siamo coetanei, col PES ex giocatore, Marco Crespi l'ho avuto come allenatore, quindi insomma è un gruppo che si conosce molto bene, e sì, mi diverto perché è divertente anche farlo proprio. Poi anche lì i primi anni un po' più ingessato, perché è normale che sia così, poi più impari come sono i ritmi, come sono i meccanismi, e più riesci a essere più te stesso. Infatti dovresti darci qualche consiglio perché noi ci stiamo provando, ma ogni tanto qualche scivolone lo facciamo. Ma guarda, i scivoloni sono all'ordine del giorno, bisogna solo accettare che gli scivoloni in diretta ci possono essere, quindi una volta che li fanno i più grandi presentatori del mondo, figurati se uno scemo come me non può fare gli scivoloni. Matteo, senti una domanda, ma quanto, tra virgolette, ti sei forzato a vivere un'esperienza che è stata da parte tua di una pallacanestro europea, tattica, con attenzioni al gioco, no? Tra virgolette, passami il termine, di squadra rispetto ad una situazione un po' più fisica e di pallacanestro leggermente diversa dall'europea come quella NBA. Cioè, è una cosa che comunque già ti piaceva prima oppure te la sei fatta piacere? Onestamente, nel senso, molto spesso qualcuno dice no, preferisco guardare l'Eurolega rispetto all'NBA. Tu cosa facevi prima e cosa invece hai fatto ora, al di là del lavoro che fai? Partiamo dal presupposto che ognuno ha i propri gusti e quindi gli piace quello che vuole e non è né giusto né sbagliato, no? Ognuno gli piace quello che gli piace guardare. Io quando giocavo ero malato di Eurolega, proprio malato, malato. NBA guardavo, insomma, NBA Action, qualche highlights quando sono arrivati i social e via dicendo. Non ero proprio un super appassionato. Quando ho iniziato a commentare, ho scoperto un mondo che in parte non conoscevo, perché c'è tutto il carrozzone che c'è attorno all'NBA, fatto di notizie, di statistiche, di marketing, di comunicazione, via dicendo. È un mondo super affascinante. Detto che i più forti giocatori al mondo stanno di là, poi le regole sono leggermente, cioè c'è qualche regola leggermente diversa che fa sì che il tipo di gioco sia leggermente diverso. E questo fa sì che ci siano alcune giocate che in Europa è difficile vedere, e come ci siano delle strutture che è più facile vedere in Europa piuttosto che in NBA, detta anche dalla cultura e dalla capacità degli allenatori e via dicendo. Sono due pallacanestro leggermente diverse. Io apprezzo tutte e due. Vero è che ci sono delle partite di Eurolega che sono lentissime, ok? E magari poco spettacolari, ma come del resto ci sono alcune partite NBA che, giocando 82 partite, e a volte giocano 4 partite in 6 giorni, alla quarta partita una squadra non è che possa avere tutta quell'energia. E quindi ci sono alcune partite NBA che sono non bellissime e un poco corali, mettiamola così, perché poi le superstar e alcuni sistemi di gioco fanno sì che in alcuni momenti ci sia una pallacanestro che non è
perlomeno per me, non è il mio modello di pallacanestro, ma perché non è il mio non vuol dire che sia brutto, e Certo, vorrei certo, certo. sottolineare questo. Ma quindi adesso sei metà e metà o pendi più No, dall'NBA? devo essere sincero che negli ultimi 2 anni non sto seguendo praticamente per niente né l'Eurolega né il campionato, perché È un'azienda a lista. Sky Teo è no, un'azienda lista. è perché abbiamo più partite negli ultimi 2 anni, facciamo più partite a Sky e quindi è un impegno maggiore. Quindi bisogna, cioè, io preferisco tenermi molto più aggiornato da quel punto di vista, e poi non voglio regalare denaro a Noi ci siamo già. Adesso qui Vai, c'è una domanda cattiva che voglio leggere anche con nome e cognome di chi l'ha fatta, così poi vai. qualcuno, perché qui c'è Andrea Bosa, e il cognome chiaramente è leggero, come Maifredi puoi immaginare chi siano figli. Andrea Bosa chiede semplicemente: meglio Marco Crespi allenatore o commentatore? Aggiunge: o nessuno dei due. E adesso a te la risposta. Guarda, essere allenati da Marco è molto complesso, ma io sono migliorato molto a livello mentale grazie al metodo di Marco, che è complesso perché lo sa anche lui, che da quel punto di vista non è facile essere allenato da Marco, ma mi ha strutturato molto, mi ha dato delle cose che prima non avevo. Quindi, cioè, quando fa il commentatore è molto, 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 molto più calmo rispetto a quando non faccia l'allenatore. Quindi, quando è commentatore è più giocoso. Ma volevo chiederti se l'attività in palestra non ti manca, quello non è un po' una cosa che vai a giocare al campetto magari, ma non tornare in palestra, non è una cosa. Ma guarda, in questo periodo stavo pensando che una cosa che però mi piacerebbe fare, nella quale secondo me mi troverei bene, è fare, come si dice in America, il player development, cioè Grande. fare quello che si mette lì con i giocatori, fa fare fondamentali, cerca di farli migliorare su alcuni aspetti, che può essere anche non solo tecnici, ma anche di comprensione, di lettura. Ecco, quello, ti dico la verità, non mi dispiacerebbe farlo. L'unica cosa è che, allora, per farlo veramente bene, uno dovrebbe fare solo quello. Farlo part-time, dovrebbe esserci un accordo particolare, ma un accordo di intenti, non un accordo di contratto, perché Sky mi piace, mi diverte e non lo abbandonerei. Certo, se arriva adesso, che ne so, La voglio socialosa, essere... no, non vorrei dirla La socialosa. e mi fa un'offerta irrinunciabile, ci mettiamo a un tavolo, ok? Questo poco ma Certo, infatti sicuro. era quello che stavo pensando, perché di solito noi abbiamo tanti difetti, ma non quello di non avere le offerte giuste per queste cose. Quindi, invece no, stavo pensando, l'apprendistato, se hai bisogno di una società dove far pratica di questa nuova attività, noi siamo a tua disposizione. Io già domani immagino su Sportando stage di Teo Soragna alla Socialosa, così entriamo. Esatto. Per me sono troppo in là con gli anni per fare uno stage, secondo me. Non so se lo reggo. E tu adesso mi hai detto che non guardi, non ti occupi più diciamo di Eurolega e di pallacanestro, quindi volevo chiederti un commento su questo Olimpia quest'anno, ma più che sull'Olimpia, su Messina, se più conta Beh. più come presidente, cioè se l'apporto e i risultati che sta ottenendo quest'anno. Se c'è più parte di presidente Messina o più parte di allenatore. Beh, cioè, non lo vedo lavorare come presidente e non lo vedo lavorare in palestra come coach, anche se lo conosco perché l'ho avuto, ma sono passati un po' di anni, quindi può aver cambiato alcune cose, anche se l'approccio sarà sempre lo stesso. L'ho visto bello carico nell'ultima settimana.
Sì, in un paio di occasioni almeno. Però lui è allenatore, ok? Poi certo fa anche il presidente, però lui è allenatore e la squadra sta andando bene, ha costruito una squadra che ha un senso per il suo modo di intendere la sua pallacanestro, quindi ha messo degli uomini precisi, è una squadra di livello, quindi stanno facendo bene, hanno iniziato poi stanno facendo bene, quindi però se lo sai, le squadre di Messina è difficile che facciano male, anche perché le squadre di Messina è difficile che prendano giocatori scarsi. È anche vero, io ricordo che lui abbia detto una volta che è importante in una squadra saperla costruire che saperla allenare. E questo è un po' il passaggio, un messaggio obbligato, tra virgolette, no? Perché costruirla bene ti aiuta probabilmente ad allenarla. Eh no, questo è poco ma sicuro. Cioè, la storia di Ettore dice che sceglie i giocatori che possono andare bene al suo sistema, ma non solo di gioco, ma anche al suo sistema di allenatore. Quindi è una parte integrante quella, la collaborazione che deve avere col suo general manager per costruire una squadra che si adatti al suo modo di allenare e di intendere la pallacanestro. È la prima cosa, cioè se vuoi modellare qualcosa devi scegliere tu il materiale da modellare, se ti danno qualcosa che non hai scelto te è più complesso. Sì, infatti io penso che comunque quest'anno la sua presenza nel doppio ruolo stia portando i frutti, ecco, rispetto a tanti anni che abbiamo visto invece dove magari certi giocatori poi non erano adatti al gioco. Ma qui abbiamo un'altra domanda, Sì. sempre forse un po' cattivella, ma che ti chiama come. Dice, lui lo sa di sicuro, già qua partiamo quindi lo devi sapere di sicuro. La stretta di mano c'è stata o no a fine partita con Trinchieri? No, ha detto che l'abbonamento Eurosport non ce l'ha, non l'ha visto. Allora, io prima di tutto non lo so, prima di tutto. Perché mi hanno detto che in campo non c'è stata. Questa è la notizia che so io, che non c'è stata. Ma ripeto, è un sentito dire, quindi non ho le informazioni per poter rispondere. Ma se lo sapessi, cioè non mi interesserebbe, lo direi, Lo perché voglio dire, scoop. non è che stiamo parlando di un altro tradimento di Stato, cioè stiamo parlando se due si sono stretti la mano o meno, cioè se la sono stretta e lo sapessi, lo direi. Il problema è che non lo Mi so. sembra di aver visto nell'ultima immagine che l'arbitro donna dell'ultima partita non ha dato la mano a Messina. No, Su quello di questo sicuro. sì. Quello è l'arbitro, ma credo cioè, c'è un protocollo che gli Sì, altri non c'è si possono un parlare, quindi protocollo. non Sì, c'entra. sì, sì. quindi ha sbagliato protocollo. Ma non lo so, non so se. Ti ripeto, non ne ho la minima idea, ecco. Non Ci so. sono un po' di domande sulla chat che si scatena perché credo che abbiamo aperto il discorso Messina e la scelta dei giocatori e chiaramente qualcuno ha detto Mike James e quindi il tempo sta dando ragione. Ritorna il discorso delle scelte. Cioè, nel senso, quando Ettore ha firmato, c'era Mike James, ha detto che era rimasto. Io la prima cosa che ho detto è: non è propriamente il giocatore modello D'assistere. per Ettore. No, per Ettore. Poi Mike James è un fenomeno. Non è che stiamo parlando di un giocatore che è scarso, cioè, è un fenomeno. Però non è il giocatore per Ettore. Questo è poco ma sicuro. Poi la storia ce lo ha raccontato. C'è una domanda invece che torna sulla professionalità del telecronista, perché dice lo. Bruno Scalena dice: come vi preparate per commentare una singola partita NBA? Qualcosa di particolare? Guarda, come vi dicevo prima, tutto quello che c'è attorno all'NBA, tra queste cose è che hai informazioni per 10 generazioni. Quindi io ho 4-5 siti di riferimento dove vado a leggermi le notizie, mi leggo gli articoli, rimango aggiornato e via dicendo. E poi ci sono un paio di siti di statistiche dove lì se hai tempo, ti tuffi e rimani dentro per ore e ore e ore a guardare le statistiche tradizionali, avanzate, super avanzate. Ci sono analisti NBA che inventano nuovi sistemi di statistica, cioè delle robe che a me non interessano perché sono talmente esagerate che
Io non devo fare l'analista statistico, devo fare quello che cerca di dare l'interpretazione di quello che succede in campo, ok? Però ci sono alcune statistiche che mi interessano un po' di più, e semplicemente leggi, ti informi, ti segni quello che ti piace, ti vai a cercare, ma il materiale è talmente tanto che, figurati, passi le giornate a leggere nozioni e informazioni. Ma di quali giocatori poi c'è qualche giocatore che ti appassiona particolarmente in NBA, magari non i soliti che seguono tutti, se c'è qualcuno che secondo te adesso potrebbe essere l'anno per Ma emergere? in generale io non sono, non è che sono il tifoso, ok? Non sono mai stato tifoso di una squadra NBA, quindi non lo sarò mai. Certo, ci sono dei giocatori che mi appassionano molto di più, ci sono giocatori che mi appassionano di meno, però sai, quelli che ti fanno aprire gli occhi, sono quelli che amano tutti, ok? Perché fanno delle giocate che... Io avrei pagato oro per avere il talento o l'atletismo di alcuni di questi giocatori. Poi ce ne sono altri, per dirti, Brogdon, è un giocatore che a me piace tanto perché non è sfigato atleticamente, perché non lo è, però rispetto agli altri è un gradino sotto. Però è un giocatore compatto, serio, è un giocatore di sostanza e di quantità, ma anche di qualità, quindi è uno di quei giocatori che a me piacciono particolarmente. Tu l'attività, adesso stavo pensando, ho visto che hai una figlia e fa sport? Sì, pallavolo. Pallavolo. Come sei come genitore? Guarda, io, visto che sono stato uno sportivo, io adesso purtroppo non si può andare a guardare negli allenamenti Certo. e nelle partite, quindi questa è una sofferenza per tutti. Ma io vado alle partite perché mi piace andare, perché a lei piace che noi si vada e via dicendo. Guardo le partite, batto le mani, non dico una parola perché i genitori dovrebbero andare al palazzetto muti, cioè imbavagliati, ok? Quindi a battere le mani e basta. Il compito di un genitore non è quello di andare al palazzetto e dire la propria. Quello proprio è... No, Dare il suggerimento tecnico. no, 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 non è il suo compito. Il compito di un genitore è quello di motivare e spalleggiare il figlio e di supportarlo, la figlia. Quello è, di divertirsi assieme a loro. Basta. Ho già avuto esperienze mentre guardavo le partite, di genitori che facevano i commenti, che dicevano qualcosa all'allenatore di cosa fare. Abbiamo avuto modo di discutere perché gli dicevo: guarda, se non ti va a guardare, lui è lì per quello. Cioè, pensa a te che è lì per allenare. Noi siamo qui, dobbiamo guardare. Se non ti va bene, pigli, la porti via. Non è che deve stare per forza qua, voglio Sono un'altra domanda, discussioni. Presidente, di quelle cattive. Noi abbiamo le chat dove poi scatenano le domande cattive, che mettono in difficoltà. No? Francesco Calcagnieri dice: chi butti dalla torre come commentatore di TV? Sconocchini o il Menego? Adesso... A parte il fatto che non capisco perché uno debba rispondere a una domanda del genere, nel senso, cioè, tra parentesi, sono anche stati i miei colleghi, perché prima di andare a Eurosport erano a Sky a commentare assieme a me il Ma tu campionato. puoi dire tranquillamente faccio fatica ad arrivare sulla torre. Tra parentesi è vero, ma poi tutti e due sono più grossi di me e quindi dovrebbero essere... Ugo è grosso, Menego era duro come il marmo, perché Menego quando giocava Tutto suo padre. era duro come il marmo, quindi voglio dire, non avrei nemmeno la forza e la capacità di buttarli giù. Allora, rigiriamola su che giocatori erano Sconocchini e Meneghin. E oggi quando li senti commentare se rispecchiano quel tipo di giocatore, perché hai detto che il Poz è esattamente l'opposto del giocatore quando allena. E Sconocchini e Melego. Ma guarda, a parte che erano due giocatori che io ammiravo, sono arrivato in nazionale ad avere, diciamo, un ruolo con tanti minuti, perché Menego si è fatto male, ha dovuto abbandonare la nazionale perché si è dovuto operare a quelle anche. Quindi se Menego fosse rimasto, io sarei stato un giocatore di rotazione, ok? Cioè in panchina, magari non ci arrivavo neanche. Invece Menego mi ha aperto le porte della nazionale e tanti minuti a disposizione. Ed era un giocatore pazzesco, cioè
uno dei giocatori più completi che ci fossero in Europa, perché sapeva fare tutto. E Ugo era un vincente perché quando serviva faceva le cose di cui la squadra aveva bisogno, era tostissimo, un atleta pazzesco. Se andate a vedervi qualche immagine del passato, Ugo fa delle schiacciate che si porta a casa al ferro, ma con la testa al ferro. Quindi è un giocatore veramente infatti, voglio dire, ha vinto anche lui tutto quello che c'è da Giocando vincere. tra l'altro con dei compagni di una nazionale che proprio scarsa non era, tra Vabbè, lì è facile però, cazzo, è facile giocare con Ginnastica di Scola e tutti gli altri. Vieni a giocare con Soragna, poi ti accorgi. Senti, io non ho altre curiosità, direi che la chiacchierata è stata molto piacevole. Noi ti dicevo prima che oggi aprivamo con la voglia di festeggiare il ritorno in palestra, perché appunto dopo tanti mesi e tante attività remote fatte davanti al computer, finalmente questa settimana li abbiamo riportati in palestra e li abbiamo visti dal vivo, e quindi finalmente torniamo a questa, speriamo in continuità, di nuovo alla nostra attività principe, che non è quella di fare le dirette, ma è quella di stare in palestra. Sono Io. contentissimo. Permettimi solo di dire una cosa, se siamo in chiusura, che è una cosa a cui tengo molto quando faccio questi incontri, è rivolto proprio ai ragazzi, che sicuramente tutti in questo periodo stavate dicendo che voglia di ritornare in palestra, non ce la faccio più a stare a casa, non vedo l'ora di riprendere il pallone in mano, non vedo l'ora di allenarmi, di tornare con i miei compagni di Aia, si è bloccato. squadra. Tutti sicuramente lo stavamo dicendo. Vi esorto adesso che tornate in palestra a ricordarvi ora di allenarvi, dicendo quando non potevate andare in palestra. Sì, Vai, l'abbiamo ti sentito abbiamo un perso un attimo, attimo, sì. ma il significato era chiaro, cioè tutta la voglia che avevate a casa adesso mettetela in palestra e. Ricordatevi di quando dicevate non vedo l'ora di allenarmi, ecco. Ora Certo. di allenarvi, mantenete fede a quella parola lì. Aspetta, Quindi sacrificio e dedizione. io quando si parla di sport che ami fare, io non parlo mai di sacrificio, perché non è mai, se ti piace, proprio io di sacrifici nel mondo della pallacanestro ne ho fatti zero. Zero. È la stessa cosa che ci ha detto anche Poeta, per cui sicuramente. È vero che quando fai la cosa che ami non Vabbè, lo serve. dice perché me l'ha sentito dire da me tantissimo. Probabile. Nei tanti anni in cui abbiamo giocato e ci siamo incontrati, lo sentiva dire. Ma scherzo. Noi chiudiamo di solito chiedendo ai nostri ospiti di dire il nostro motto, che è solo chi osa vola. Che così ci rimane come segno per tutti, di tutte i lavori che abbiamo fatto e le persone come te che ci hanno dato questa opportunità di questi incontri e fare due chiacchiere che sono sempre stati molto piacevoli. Io ringrazio Teo perché non lo sentivo e non lo vedevo in maniera diretta, perché lo vedevo indirettamente dal televisore, lo vedo direttamente, lo ringrazio come sempre, è gentilissimo e disponibilissimo e lo ringrazio ancora per questa amicizia che dura negli anni e mi fa piacere tenerla lì bene custodita. Grazie. Grazie a voi davvero, è sempre piacevole stare con i ragazzi, è una cosa che apprezzo molto e apprezzo le società che mantengono vivi gli interessi proprio di tutti i ragazzi che hanno bisogno, ricordandovi che solo chi osa vola. Facile, Grande, grande grande Teo. Grazie mille, grazie ancora per la tua disponibilità e magari coglieremo l'occasione di vederci in palestra, di invitarti qualche volta in palestra e fare Teo. Molto qualcosa volentieri. dal vivo, qualche dimostrazione, qualche. Molto volentieri, grazie mille. Grazie a te, Matteo. Buona serata. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao.